Ciao, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme lasagna al salmone con ricotta e zafferano. Le lasagne sono un ottimo primo piatto per tutte le occasioni, ma soprattutto per le nostre festività. Oggi le prepariamo in un modo un po' più particolare, cioè, come abbiamo detto all'inizio, con salmone, ricotta e zafferano. È una ricetta veramente molto semplice, però molto sfiziosa, e se avete ospiti la sera di Natale oppure anche a Capodanno, saranno di sicuro effetto. Ora vediamo che cosa ci serve per prepararle. 150 g di lasagne fresche, 250 g di ricotta di pecora, 250 g di salmone affumicato, del parmigiano reggiano, 40 ml di latte, una bustina di zafferano, mezza cipolla bianca, sale, pepe nero, noce moscata e olio extravergine d'oliva. Per la besciamella ci occorreranno 500 ml, metà panna, metà latte intero, 50 g di farina, 50 g di burro, sale e noce moscata. Per prima cosa dobbiamo preparare la nostra besciamella. Possiamo anche prendere della besciamella già pronta, però è così semplice ed è anche molto più buona, quindi noi ce la prepariamo da soli. Allora, siamo ai fornelli, quindi ho messo 50 g di burro direttamente nel nostro pentolino. Accendiamo il fuoco e lo facciamo sciogliere. Ok, una volta che si è sciolto il burro, mettiamo la farina tutta in una volta, in questo modo, e amalgamiamo. Adesso aggiungiamo il latte e la panna, piano piano, all'inizio un po' lentamente. Amalgamiamo bene, terminiamo di mettere il latte. Allora, adesso dobbiamo aggiungere il sale, un po' di noce moscata. Lasciamo cuocere per circa 20 minuti. Una volta terminata la cottura, la besciamella l'ho trasferita in questa ciotola per poterla raffreddare. Dunque la densità deve essere questa, quindi una besciamella abbastanza corposa. Sta ancora sfreddando, quindi la lasciamo ancora da parte. Adesso dobbiamo prendere il salmone e tagliarla a pezzettini. Dunque diciamo che è una ricetta questa molto semplice, però come ho detto all'inizio, a chi piace il salmone e comunque anche la ricotta è veramente molto molto buona, molto sfiziosa. E poi ovviamente non è la solita lasagna che mangiamo, magari sempre quella con ragù, nonostante appunto che sia molto molto buona, però è un'ottima variante. Adesso dobbiamo tritare la cipolla. Dovremmo tritarla finemente, ci tentiamo questa volta. Allora, adesso abbiamo tritato la cipolla, possiamo andare ai fornelli per rosolarla. Ho messo un po' di olio extravergine d'oliva nella nostra padella. E adesso aggiungo la cipolla tritata. Rosoliamo bene la cipolla, quindi. Allora, una volta che abbiamo rosolato le cipolle, eccole qui, le facciamo leggermente raffreddare. Nel frattempo saliamo la ricotta, che io ho fatto scolare dal siero e poi ho anche setacciato con un colino. Ok, aggiungiamo poi il pepe e
poi mischiamo un po' con la forchetta. Aggiungiamo un altro pochino di pepe senza esagerare. E poi uniamo le cipolle, cioè la cipolla rosolata, direttamente alla ricotta. E amalgamiamo. A questo punto possiamo metterlo da parte un attimino. Il latte, che quei 40 ml di latte abbiamo scaldati leggermente al microonde, e poi uniamo lo zafferano. Quindi facciamo sciogliere tutto lo zafferano. Ora prendiamo la besciamella e uniamo il latte che, dove abbiamo messo lo zafferano. Ok, amalgamiamo. Allora, adesso abbiamo tutti gli ingredienti che ci servono per fare le nostre lasagne. Quindi abbiamo il composto di ricotta e cipolla, il salmone tagliato a pezzettini e la besciamella, alla quale abbiamo unito anche un po' di latte con lo zafferano, quindi bella, un bel colore giallo. Allora, a questo punto prendiamo un po' di olio extravergine d'oliva e lo mettiamo sul fondo della pirofila. Dunque, io voglio ricordarvi che queste dosi che sto proponendo oggi sono per due persone, quindi se volete farlo appunto per più persone dovete aumentare naturalmente. Quindi ho messo l'olio, adesso mettiamo un po' di besciamella. Mettiamo un velo di besciamella. Questo poi è un piatto che si può preparare naturalmente prima del nostro pranzo, della nostra cena, perché tanto ha bisogno anche un po' di riposo. Poi un altro consiglio, cioè io sto usando della pasta fresca, però poi potete utilizzare anche della pasta secca. Dunque, dobbiamo rifilare la pasta adesso, dobbiamo tagliarla. Ecco qua, dunque con un bel paio di forbici ho tagliato la pasta. Ovviamente poi i ritagli li utilizzeremo per qualcos'altro, naturalmente non si spreca assolutamente nulla. Adesso prendiamo la ricotta e ne versiamo un pochino. Un po' di salmone. E un po' di besciamella. E continuiamo con gli strati. Allora, abbiamo terminato tutti gli strati e in ultimo dobbiamo aggiungere un po' di grana o parmigiano reggiano. A questo punto siamo pronti ad infornare le nostre lasagne ad una temperatura di 200 gradi circa, forno statico, per 15-20 minuti. Dopo 20 minuti di cottura ho tolto dal forno le lasagne, eccole qui, le ho lasciate riposare 15 minuti. Quindi adesso volevo provare a tagliarle e a farvi vedere come sono. Quindi abbiamo detto all'inizio del video che questa porzione, diciamo che sono due porzioni grandi oppure quattro medie, diciamo quattro abbastanza piccoline. Ok. Ecco qua.
si presentano proprio molto molto bene. Queste sono le lasagne, vi faccio vedere come sono morbide e diciamo che io voglio fare anche un assaggio. Si sciolgono in bocca, buonissime. Sono davvero molto delicate perché tutti gli ingredienti sono ben equilibrati. Non bisogna aggiungere troppo sale né troppo pepe, mi raccomando, perché sennò il gusto del salmone non spicca abbastanza e poi comunque è da solo abbastanza sapido. Quindi se vi è piaciuta questa ricetta e la volete rifare, mettete un bel like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella di notifica così non perdete nessun video. Mi raccomando, venitemi anche a trovare sul sito www.lericettedifranci74.com e su Facebook e Instagram. E mi raccomando, condividete il mio video. Ciao, a presto!